Attirano turisti ogni anno, ma sembrano tornate insicure e pericolose. Le favelas di Rio de Janeiro sono di nuovo al centro delle polemiche, dopo episodi di violenza che hanno colpito residenti e visitatori. Le autorità hanno ammesso di aver perso il controllo di alcune zone e molti adesso si chiedono se sia sicuro visitare le favelas. È complicato dire se sia sicuro o no. Dipende da dove, da quale giorno, dalle circostanze. Questa è la realtà di Rio adesso, ammette Marcelo Armstrong, che ha fondato il Favela Tour. Le persone dicono che le favelas sono pericolose, che non dovremmo visitarle. E alla fine oggi abbiamo capito che forse alcune lo sono. Quella che abbiamo visto oggi comunque non ci ha fatto sentire insicuri. On se sent pas en insécurité. L'episodio più grave è lo scorso 23 ottobre, quando una turista spagnola è stata uccisa da colpi di pistola esplosi dalla polizia. Maria Esperanza Jiménez Ruiz stava tornando dopo un tour nella favela di Rocinha. Dopo la morte di Ruiz, le autorità hanno creato un comitato per regolare il turismo nelle favelas. Non siamo assolutamente contro il turismo nelle comunità, piuttosto il contrario. Vogliamo che cresca di più perché genera lavoro e stimola l'economia. Ma abbiamo bisogno di criteri e di norme, spiega Marcelo Alves dell'Ufficio del Turismo di Rio. Il settore ha perso 200 milioni di dollari tra gennaio e agosto 2017. Thank you.